Buonasera, grazie a tutti per essere qui. Paolo Gallina è un ingegnere, insegna a Trieste, ha scritto questo libro che ci spiegherà la formula matematica della felicità. Autore è il felicissimo professor Paolo Gallina. La cosa singolare che mi ha colpito aprendo il suo libro è che la collana, l'editore è Mondadori, io ho aperto prima pagina, ho scritto Biblioteca umoristica Mondadori. Quindi poi ci spiegherà lui perché è finito in una collana di questo genere. La cosa rassicurante, almeno dal mio punto di vista, è che nel corso degli ultimi anni questo tema della felicità è entrato prepotentemente prima nel dibattito, diciamo, dei paesi di lingua inglese, poi è finito altrove. Come sapete, in Francia l'ex presidente Sarkozy ha fatto una commissione governativa molto autorevole che ha ragionato su questo tema e comunque si è diffuso un po' ovunque. Uno dei primi autori che se ne è occupato è un signore inglese che si chiama Richard Layard, cioè se ne sono occupati gli economisti sostanzialmente. E ultimamente stanno uscendo un sacco di libri di psicologi, non so, Paolo Legrenzi, La felicità al mulino, Economia della felicità, sempre dal mulino. Però, insomma, io ho trovato rassicurante da un punto di vista che qualcuno mi dicesse che esisteva una formula matematica. Cioè, una formula matematica è una cosa esatta, no? Almeno dovrebbe essere. Poi però, biblioteca umoristica... Cioè, ci spieghi un po' questa cosa, Paolo, per favore. Allora, avevo provato a iniziare a scrivere un saggio sulla felicità, mi è sempre interessato la felicità, un saggio serio. In realtà era venuta fuori una schifezza dopo le prime 10 pagine. Allora ho detto, proviamo a scrivere un saggio che sia un po' discorsivo. Alla fine è venuto fuori un misto, il saggio faceva ridere e quindi la Mondadori ha detto no, non lo mettiamo come un saggio, lo mettiamo nella collana umoristica della Mondadori, però è un saggio a tutti gli effetti. Che sia un saggio a tutti gli effetti, ci sono dei grafici, delle tabelle? Ci sono dei grafici, c'è della matematica dentro. Allora, la matematica è rigorosa, questo sì, però... Cioè, esiste una formula matematica? Ne esistono molte e io ne propongo... No, ma nel senso che se uno studia si applica, alla fine... C'è una formula della matematica, ma ci sono tanti altri predecessori, molto più titolati di me, che ha introdotto formule matematiche per descrivere la felicità. Ma cosa vuol dire? In termini matematici la felicità è il gradiente dello stato di una persona? Beh, se la mettiamo così, allora nessuno comprerà il libro dopo questa... No, vabbè, ma le cose si possono spiegare. però sì, diciamo che la formula, senza andare in dettaglio sulla formula... No, non bisogna rivelarli. No, assolutamente. Bisogna comprare il libro. Però nella formula ci sono due variabili. Una è lo stato e l'altro è il tempo. Il tempo è legato all'adattamento, che è una delle caratteristiche principali della felicità, cioè ci si abitua a tutto, per cui dopo un po' che si ottiene qualcosa, quel qualcosa non dà più la felicità. Lo stato è quel qualcosa, per cui la formula è un modo per esprimere l'adattamento della persona. Allora, tu sei un esperto di robotica. Qualcuno dice così. C'è scritto qui, eh? Sì, l'hanno scritto quelli della Mondadori. Sì, ma penso che abbiano avuto indicazioni, non sì, credo. Sì. Se ti avessero scritto che tu eri esperto di, non so, bullying... No, diciamo così, sono più esperto di robotica che di felicità, sì. No, adesso mi stai spiazzando, perché io volevo chiederti, ma un robot può essere felice? Qualcuno asserisce di sì. Di solito la fantascienza in molti ambiti è stata foriera di studi scientifici. C'è qualcuno che dice che fra qualche anno anche i robot potranno essere felici. Bene. Prima di farti una domanda seria, te ne faccio un'altra in linea con la collana dove è uscita. Dunque, tu risulti autore di un libro del 2008 che si intitola L'ho sposato Lilli Gruber e altri racconti inventati. Allora, sposare Lilli Gruber può rendere felici? Ecco, allora, diciamo che gli altri racconti, quelli inventati me l'ha fatto introdurre l'editore per non aver problemi con gli avvocati. Sposare Lilli Gruber immagino che faccia per qualcuno, per uno perlomeno abbia reso felice, credo. Sì, può essere, sì. C'era un'ipotesi di felicità? Era un'ipotesi di felicità. Ma tu l'hai detto a tua moglie questo? Dovevamo ancora sposarci. Ah, ecco, va bene, a questo punto. Allora... Invece una domanda seria è
perché tu spieghi alle persone che sono qua ad ascoltarci, io leggo, ha sospeso per 2 anni la sua attività per vivere una piccola missione del Sudan e costruire una scuola professionale per i ragazzi del posto. Allora, vorrei che tu spiegassi le ragioni di questa scelta e questo concetto appunto di felicità sul quale ragioniamo tutti, ma da quello che io ho capito anche ieri dalle discussioni che ci sono state, è un concetto sì, matematico, cioè esatto, ma molto relativo, perché dipende dalle percezioni che ciascuno ha del proprio paese, della propria condizione, della propria aspettativa. Ecco. Vorrei che tu raccontassi un attimo questo, perché hai scelto di fare questa esperienza, che cosa ti ha portato a questa esperienza? Beh, l'esperienza era da tempo che volevamo fare un'esperienza del genere, più che un'esperienza di missione, vedere una realtà diversa, vivere in una realtà diversa per un periodo lungo, tentando di capire cosa c'è in un mondo che non vediamo attorno. Forse giocaforza è stata anche la stanchezza di vivere in un mondo frenetico, e lavorare nella robotica non aiuta molto in questo senso. La cosa così legata alla felicità che mi viene da dire di questa esperienza è che, andando in Africa, in un posto, noi eravamo andati in Sud Sudan per una scuola di mestieri, quindi muratori, era in un posto in cui non c'era nulla. E la cosa interessante riguardo alla felicità è che là mi è capitato di incontrare più o meno lo stesso numero di persone felici e infelici che ho incontrato qua. Quindi vuol dire, secondo me, per la mia piccola esperienza, che veramente la felicità è legata alle percezioni che uno ha e non alle condizioni al contorno, e sicuramente non allo sviluppo che uno stato ha. Beh, a questo punto possiamo procedere, ci spieghi qual è questo segreto, questa formula matematica della felicità. Allora, invece che parlare del libro, preferirei parlare un po', dare un accenno di quello che è stato un po' il lavoro che mi ha portato a scrivere il romanzo. Si può parlare di romanzo o di saggio, poi magari dirò due parole, però c'è un personaggio che parla in prima persona e arriva a determinate osservazioni riguardo alla felicità. Allora, è chiaro che quando due coniugi come questi vivono, quando si vede male, però vincono 160.000 euro alla lotteria, è innegabile che diventano istantaneamente felici. Questo qua è stato studiato ed è innegabile. Come è chiaro che qui sono io in Sud Sudan, dopo un parcheggio consigliato dalla moglie, e ero abbastanza infelice, quando si vede bene, però sono finito con una gomma all'interno di una buca e poi ci sono stati molti problemi. Il punto è che si ha la presunzione di capire cos'è felicità e infelicità in maniera intuitiva e innegabile. E questo è vero per gli estremi, quando si è veramente felici e quando si è veramente infelici. Il problema è che ci sono tutta una serie di situazioni intermedie per cui non è molto chiaro cosa sia la felicità. Una delle cose che mi avevano veramente colpito quando ho iniziato a studiare è che, ad esempio, in sanscrito vi sono circa una dozzina di modi diversi per indicare il termine felicità. In italiano c'è felicità, oppure serenità, oppure, insomma, ci sono termini che sono abbastanza sinonimi, ma in ogni caso abbastanza indefiniti. E poi anche l'altra cosa che mi faceva pensare, ci sono un sacco di saggi sulla felicità. E molto spesso, quando si parla troppo di felicità, di un qualcosa, quel qualcosa diventa un po' un brodo, un po'. E il mio saggio non si discosta molto da quello, non troverete grosse verità sul mio saggio. Ora, parlerei di una formula scritta da uno molto più titolato di me. Seligman è famoso perché era un premio Nobel per l'economia, però tra le cose che ha fatto ha detto, vediamo se raccogliendo un gruppo di specialisti, di psicologi, sociologi, si riesce ad approdare una formula della felicità. La formula che ha proposto è più o meno questa qua, cioè la felicità è data per il 50% da caratteri personali. Significa che o si nasce come quel bambino sorridente o si nasce come quel bambino triste. Poi diceva che un 10% è dato per l'ambiente, per cui Se si nasce in una baraccopoli si ha un certo stato di felicità, però sicuramente se si nasce a Buckingham Palace là sotto la felicità tende a essere diversa. Però un 40% è dato
dalle condizioni ambientali, da quello che noi riusciamo a ottenere dai nostri comportamenti sulla felicità. Ecco, questo a me faceva pensare, cioè un 50% di felicità che è dato dalla persona è qualcosa che mi ha lasciato abbastanza così perplesso, insomma, vuol dire che sulla felicità non c'è molto libero arbitrio. Allora mi sono chiesto, ci sono degli studi che testimoniano questo? Beh, uno degli studi più famosi è quello di Leakin, David Leakin, ed è questo signore, questo psicologo, è un ricercatore che studia i gemelli. Allora lui ha il database, è un americano, ha il database di gemelli il più vasto al mondo. E cosa ha scoperto? Beh, ha scoperto che i gemelli sono o mediamente felici o mediamente infelici. Allora uno dirà, beh, è chiaro, di solito li vestono uguali, sono in una famiglia o di disperati o in una famiglia benestante, magari li mandano alla stessa scuola, eccetera, è chiaro che hanno delle similarità. Sì, però Leakin è andato oltre, ha studiato 69 coppie di gemelli, è capitato, che, sfortuna loro, sono stati divisi dalla nascita. E cosa ha scoperto? Che, malgrado questo, gli indici sulla felicità e infelicità erano gli stessi, cioè anche con i gemelli divisi dalla nascita avevano la stessa indole felice, solare, oppure di tristezza. Quindi la conclusione è che c'è veramente qualcosa nel nostro DNA che ci dà una propensione alla felicità o meno. E andando avanti su questi studi, adesso ci sono strumenti biologici per ottenere altre indicazioni sulla felicità. Quella che vedete a destra è un attacco sostanzialmente, è una risonanza funzionale ed è una fotografia della nostra attività cerebrale. Allora, gli studi che hanno fatto sono stati quelli di fotografare il cervello quando una persona era felice e quando una persona era infelice. E si sono reso conto che effettivamente vi sono delle zone del cervello che sono deputate alla felicità e altre all'infelicità, e alcuni li sviluppano di più di altri. Takeshi Sato, casualmente, in un intervento chirurgico, lui è un neurochirurgo che si occupa di epilessia, gli era capitato un caso per cui, studiando un paziente epilettico, voi sapete che quando svolgono un'operazione chirurgica, in molti casi il paziente è vigile, quindi ha il cervello così aperto, la dura madre aperta, però è vigile in molti casi. Allora, gli è capitato con un paziente che, sollecitando un elettrodo in un punto per curare l'epilessia, il paziente si metteva letteralmente a ridere. Ha riprovato ed effettivamente ritornava a ridere, quindi l'interconnessione tra la biologia e la felicità è molto più stretta di quello che si pensa. Ecco, qua è l'unica formula, giuro, è l'unica volta che parlerò della formula della felicità, è qua, messa qua in basso a destra. Cioè la felicità è la variazione di stato rispetto al tempo. Al di là della formula, semplicemente dice che se uno considera lo stato come l'acquisizione di una condizione, una condizione umana, tipo l'acquisizione di soldi o l'acquisizione di una casa o la posizione sociale, ecco, questo è lo stato. Quando questo stato subisce un incremento, avviene un certo stimolo di felicità. Ci sono diversi tipi di felicità. Quello trattato nel saggio, romanzo, è la felicità edonistica, cioè quella molto concreta, legata ai sensi, quella più basilare. Non ho voluto trattare altri tipi di felicità perché era troppo difficile, però sostanzialmente dice che a una variazione di stato c'è un incremento di felicità. La formula contiene anche il tempo, e il tempo è una variabile fondamentale nella felicità. Ecco, felicità e tempo. Non so se conoscete Coolidge, era un presidente americano, non è molto famoso per le sue doti politiche, però è famoso, malgrado suo, per una leggenda che gli si attribuisce. Un giorno era in visita a un pollaio, questi pollai americani vastissimi, e il presidente è andato con dei dirigenti del pollaio e la first lady è andata con altri dirigenti del pollaio. A un certo punto la first lady, colpita dall'attività sessuale di un gallo, ha chiesto: ma
Quanti rapporti sessuali può avere un gallo in una giornata? Guardi, una decina, gli ha risposto. Ah, così tanti? Andatelo a dire al presidente. E il presidente, che era dall'altra parte del pollaio, era rimasto colpito, sua sfortuna, dallo stesso fenomeno. E ha chiesto, ma quanti rapporti sessuali può avere un gallo in una giornata? Beh, guardi, presidente, diciamo una decina. Ah, ma tutti con la stessa gallina? No, cambia le galline. Ah, andatelo a dire alla First Lady. Ed allora è rimasto questo l'effetto Coolidge tra gli studiosi del comportamento sociale degli animali. Cosa vuol dire? Poi l'ha studiato anche sui ratti, su altre specie animali, che c'è un forte adattamento degli animali, per cui a un certo punto, dopo un po', perdono l'interesse per la partner e vogliono cambiare partner. Wolfram Schulz ha studiato l'adattamento nelle scimmie. Anche qua c'è una leggenda che narra che in un laboratorio in cui davano da mangiare sempre mele alle scimmie, a un certo punto un ricercatore si era sbagliato e gli ha dato dell'uvetta. L'attività cerebrale delle scimmie era impazzita, erano felicissime di mangiare questa uvetta e venivano studiate le scimmie con quegli strumenti che ho detto prima, quindi con le immagini, con le TAC, con le risonanze magnetiche. E quindi avevano raggiunto la felicità, l'apice della felicità. Cosa è successo dopo un po'? Che c'è stato un adattamento, quindi gli davano le uvette e loro, sì, sono buone, però insomma così. Poi quando sono ritornati alle mele c'è stato un decremento di infelicità, proprio studiato biologicamente. E dopo un po' di tempo, di nuovo, i livelli di felicità, i livelli di attività cerebrale, si sono appianati i valori che avevano inizialmente. Per cui cosa vuol dire questo biologicamente? Che per quanto riguarda la felicità edonistica c'è una sorta di adattamento. Ci si adatta alle cose buone e ci si adatta alle cose cattive, alle situazioni cattive. E questo è anche un po' il motivo, quello che mi ha portato a scrivere questa formula. La formula dice un po' questo, introduce una variabile tempo e dice che se il nostro stato rimane per troppo tempo appiattito in un plateau, in una situazione di non cambiamento, allora interviene l'infelicità, o perlomeno la felicità si azzera. Ecco, non ci si adatta a tutte le cose, ecco, è facile semplificare. Ci sono delle cose come il rumore, è una delle attività, è una delle condizioni per le quali non c'è rimedio di adattamento nel tempo. Ha studiato che anche il pendolarismo ha un effetto che è completamente negativo sulla felicità. La mancanza di controllo, questa è una variabile molto interessante, e per questo c'è un esperimento simpatico che hanno condotto con un gruppo di persone, di soggetti, e hanno chiesto di eseguire delle attività in laboratorio, attività manuali o intellettuali, cose semplici che però richiedevano un certo impegno. Però nel laboratorio vi era un ronzio continuo, continuo e forte, che dava fastidio, la gente parlava ad alta voce. Vabbè, loro hanno eseguito le loro attività con un certo punteggio. A un altro gruppo, le stesse condizioni. Veniva chiesto di fare le stesse attività, con le stesse metodologie, però veniva anche chiesto alla fine, sentite, guardate, avete un pulsante al centro della stanza. Se non ce la fate più, ma se proprio non ce la fate più, voi potete sempre spingere il pulsante e il tutto si interrompe. Ora, nessuno è mai morto di rumore, per cui la gente a un certo punto diceva, vabbè, sopportiamo questo rumore. Ecco, la cosa stupefacente è che secondo gli indici dei test eseguiti, queste persone che avevano la possibilità di interrompere il rumore, avevano performance molto più elevate degli altri. Come dire, anche se la situazione è difficile e io ho la capacità di controllarla, riesco a essere più felice. Vabbè, questa slide sotto qua a sinistra non è perché ho sbagliato, è perché è legato a un altro concetto, alla vergogna. Hanno condotto degli studi riguardo al rifacimento del seno e si sono accorti che dopo molto tempo anche dall'intervento c'era un apprezzamento di quello che era avvenuto nell'intervento, quindi l'accrescimento e riduzione. E molti psicologi hanno associato questo fenomeno
alla mancanza di vergogna. Cioè la vergogna, al di là di questo esempio, è uno di quegli aspetti per cui è difficile abituarsi. E poi le relazioni conflittuali, beh, qua non serve sprecare parole, per cui si sa che quando una coppia è infelice non riesce mai ad adattarsi e prima o poi incontra una brutta situazione. Ecco, una frase provocatoria che però è stata anche questa trattata in maniera scientifica: meglio vincere la lotteria o avere un incidente? La frase è anche soft, perché in realtà sarebbe meglio vincere la lotteria o rimanere paralizzati. Lo dico perché questo risulta molto cinico, però alcuni studiosi hanno proprio studiato questo: alcuni soggetti che avevano vinto la lotteria ed altri che avevano subito un incidente. Bene, è emerso che a una settimana dall'evento i primi erano strafelici, i secondi ovviamente avevano la vita distrutta davanti. Cos'è emerso però a un anno dall'evento? Che ancora vi era una differenza, cioè i primi erano leggermente, mediamente più felici dei secondi, però la differenza non era così elevata. Quindi significa che le potenzialità della nostra mente di sintetizzare felicità sono straordinarie. E quindi si può dire che, secondo alcuni, Richard Davidson, vabbè, suggerisce che l'idea di felicità è quella di non solamente di raggiungere un obiettivo, ma anche quella di percorrere la strada per raggiungere un obiettivo. In tal proposito, un altro esperimento che mi aveva molto affascinato è stato il seguente. Sono stati assegnati dei cicalini a un numero vastissimo di persone, quei cerca persone che c'erano una volta, che avevano i dottori, che suonavano, per cui bisognava andare subito a chiamare al telefono. Ecco, quando un soggetto riceve uno stimolo, e questo poteva avvenire durante tutta la giornata, il corso della giornata, dovevano istantaneamente scrivere quello che stavano facendo e qual era il loro stato in termini di felicità o di gratificazione. Ora, cosa è emerso? Che sostanzialmente c'erano molte sfumature, ma sono emerse due tipi di felicità. Parto dalla seconda, la felicità di cosiddetta di flusso o gratificazione. Allora, questa è definita in questa maniera: la capacità di eseguire un qualcosa di molto difficile o di difficile che si riesce a portare a termine. Attenzione che il fatto che si riesce a portare a termine è rilevante, perché se non si riesce a portare a termine subentra la frustrazione. Il fatto che si riesce a portare a termine è proprio l'elemento che garantisce la felicità. E questo è stato definito come felicità di flusso o gratificazione. E ancora una volta si introduce il concetto di dinamica, di tempo. L'altra felicità che è emersa invece è la felicità edonistica sensitiva. Tanto è vero che i picchi di queste felicità che venivano rilevate erano verso mezzogiorno l'una e verso le 6-7, per cui si può parlare di sensibilità, di felicità dell'animo, eccetera, eccetera, però la vera felicità edonistica che è emersa è stata questa, cioè durante le ore del pranzo, quando si mangia si è indubbiamente felici. Vabbè, questa saltiamo. Okay. Ecco, anche visto la mancanza di tempo è un po' troppo difficile parlare di questo, mi risulterebbe difficile in 5 minuti dire cosa hanno in comune Madre Teresa di Calcutta, il robot Bimby e una massaia. Ecco, però questo, se prendete il libro capirete cosa c'è, sorpresa per il libro. Si stava meglio quando si stava peggio, l'aveva detto il filosofo Totò. Questa frase qua è un po' è vera. Schopenhauer, in maniera molto più elegante e anche pessimistica, diceva che la noia e il dolore sono entrambi nemici della felicità. Tanto più ci si allontana da uno, tanto più ci si avvicina all'altro, in maniera tale che la nostra vita sia un continuo oscillare tra i due stati. E un po' è vero, la noia, quindi rimanere per troppo tempo nella stessa condizione, porta via felicità. Nel momento in cui ci spostiamo per ottenere qualcosa, per essere felici, allora là si incontra, ci si scontra con le vere difficoltà della vita e questo provoca in alcuni casi il dolore. Lui la vedeva in maniera pessimistica, non vedeva altra possibilità di scampo, però in maniera così
girata in maniera ottimistica, si potrebbe dire che per essere felici bisogna avere uno spirito dinamico e ottimista. Ecco, qui lo dico un po' per scherzo, però è capitata, do una ricetta per la felicità, per cui questo è vero, qui posso dire che sia vero. Se volete essere felici almeno per una sera, ma veramente felici, dovete mangiare fagioli e polenta per 2 anni di fila, poi magari in Africa, in Sud Sudan, poi dovete tornare e farvi una cena di scampi e capesante. Ecco, il gusto di quei scampi e capesante sarà la cosa più buona che avrete provato nella vostra vita. Questo per dire che, insomma, la felicità emerge anche un po' dalla sofferenza, dal dolore. Abbiamo parlato di soldi. Qualcuno dice, i soldi non danno la felicità, è vero. Woody Allen diceva che la ricchezza non dava la felicità, figuriamoci la miseria. E questo è un po' vero. Però, insomma, magari qualche altro relatore ne avrà parlato, però esiste una correlazione tra i soldi e la felicità. Questo grafico è molto significativo, mi aveva molto colpito. È un grafico che risale alla fine degli anni 90. In ascissa, sotto si vede il reddito pro capite medio in dollari e in ordinata abbiamo la felicità. Ci sono 3 zone, una prima zona in basso a sinistra in cui si collocano gli stati, là ci sono dei puntini, fate fatica a vedere, immagino, però ci sono dei puntini che indicano degli stati, per cui sotto abbiamo Ucraina, abbiamo stati abbastanza poveri, stati africani, l'Italia invece è in alto a destra come gli Stati Uniti. E cosa vuol dire questo grafico? Significa che quando si hanno pochi soldi, sull'angolo ci sono $1,000 all'anno di stipendio, siamo negli anni 90, la felicità media è bassissima, cioè c'è poco da fare. Quando non si ha niente, quando si è qualcuno per terra, la felicità, il tempo, tutte le altre considerazioni che abbiamo fatto prima non valgono. Se si aumenta però il reddito, vedete che i puntini cominciano a salire velocemente. Cosa significa questo? Significa che basta poco per essere felici. Allora intervengono i meccanismi di cui parlavamo prima. Poi a un certo punto, quando si arriva all'angolo là, vedete, per aumentare, aumentando il reddito di molto, la felicità aumenta di poco. Molti dicono che aumenta perché in realtà aumentando le tasse aumentano i soldi spesi per la comunità. Però significa che accumulare reddito oltre un certo valore non dà alcun incremento per la felicità, e questo è un indice che adesso si sta tenendo in considerazione, o si dovrebbe tenere in considerazione anche per delle scelte politiche in proposito. Ancora qualche minuto, promesso sono le ultime 2 slide, non vi annoierò ulteriormente. Queste le voglio presentare perché sto promuovendo la causa di Dan Gilbert. Dan Gilbert non sa chi sono io, però io so chi è Dan Gilbert. Ha scritto un libro, lui è veramente titolato per parlare di felicità, è uno psicologo americano che si occupa di felicità seriamente, scientificamente, e ha scritto Stumbling on Happiness, Inciampando nella felicità. Ecco, i suoi esperimenti sulla felicità sono molto illuminanti, per me sono stati oltre che simpatici, geniali, e io ne parlo sperando sempre che ci sia qualche volenteroso editore o traduttore che possa un giorno appoggiare la causa di tradurre questo testo in italiano, che secondo me tra tutti i testi di felicità che ci sono, questo è un vero testo che parla di felicità. Allora, Dan Gilbert, qua riporto solamente un paio di esempi che sono significativi. Allora, un esempio è stato questo: lui parla di sintesi di felicità, cioè parla della capacità del cervello umano di sintetizzare felicità. In un esperimento lui mostrava dei soggetti delle stampe, poi veniva chiesto, mettili in ordine di bellezza, quella che secondo te è la più bella, dalla numero 1 alla più brutta, la numero 12. Bene, poi veniva detto, scegli tra la stampa 3 e la stampa 4. Allora, la stampa 3 rimane a te, te la regaliamo, la stampa 4 no.
Dopo un anno veniva chiesto, ma senti, veniva riproposto di mettere in ordine di nuovo le stampe. Allora, i soggetti come operavano mentalmente? Operavano in questa maniera. Nel rimettere in ordine, dopo un anno si erano dimenticati ovviamente dell'ordine che avevano utilizzato precedentemente, però la stampa numero 3 passava al numero 2 come posizione e la stampa numero 4 passava alla numero 5. Come ha interpretato lui questo comportamento? Come la capacità dell'uomo di dire, beh, quello che ho scelto diventa un po' più bello di quello che mi sembrava prima, l'altro che ho scartato diventa un po' più brutto di come era all'inizio. E questo è la capacità dell'uomo di secernere felicità anche da situazioni che in realtà sono oggettive. Questo è stato abbastanza significativo. Tra l'altro, qualcuno diceva, vabbè, però è chiaro, insomma, questi qua si ricordano un pochettino di prima dell'esperimento di un anno prima. Ha condotto lo stesso esperimento anche con pazienti malati di amnesia a breve tempo e i risultati sono comparabili. Quindi c'è un'attività, una parte del cervello che lavora in maniera inconscia nel secernere felicità. E poi questo che, per ironia, è insuperabile come esperimento. Ha messo in rapporto libertà e felicità. Non so se mi è mai capitato di entrare, io non bevo tanto vino, non bevo vino proprio per niente, però quando vado a una cena devo comprare vino. Ora, se becco il negozietto che ha solamente due tipi di vino, quello che costa 3 euro e quello che costa 15 euro, per dire, scelgo quello 15 euro per far bella figura alla cena e sono abbastanza soddisfatto. Se vado invece in un grande magazzino in cui ci sono centinaia e centinaia di bottiglie, c'è sempre un imbarazzo, ho scelto quello giusto, ho speso troppo, faccio brutta figura. Insomma, quando c'è troppa libertà di scelta, la felicità tende a calare. E questo l'ha dimostrato con un esperimento molto interessante. A un gruppo di studenti veniva offerto un corso di fotografia. Gli studenti facevano le loro foto, poi veniva chiesto agli studenti di scegliere due foto e venivano fatti due ingrandimenti. Allora, il gruppo poi veniva diviso in due. A un gruppo gli si diceva, senti, tu scegli una delle due foto degli ingrandimenti, quell'altra dimenticatela perché andrai in Europa, andrà da un'altra parte, la cataloghiamo, non la vedrai mai più. A un altro gruppo veniva detto, senti, tu scegli quella che vuoi, però in ogni momento puoi cambiarla, vieni qua e noi te la ridiamo indietro. Dopo un anno ancora è stato chiesto cosa pensavano del loro ingrandimento. Allora, il primo gruppo, quelli che non potevano scegliere, dicevano stupenda, quella che ho scelto è bellissima. Gli altri, che invece potevano scegliere, dicevano è bella la mia, però anche l'altra, non so, quasi quasi devo valutare bene se accettarla o non accettarla. E quindi questo indica un po' che quando c'è la possibilità di scegliere in alcuni momenti, questo va contro un po' la felicità. Ma la cosa geniale di questo esperimento non è stata questa, è stata la seguente cosa. Ha arruolato un nuovo gruppo e a questo nuovo gruppo veniva chiesto, prima di dividere i due gruppi, veniva chiesto, vuoi stare nel gruppo in cui si può scegliere o vuoi stare nel gruppo in cui non si può scegliere? Ora, ovviamente, tutti, per avere sempre libertà, cosa decidevano? Sceglievano di stare nel gruppo in cui si poteva scegliere. E questo cosa ha dimostrato? Ha dimostrato che non sempre la nostra capacità di secernere tra la strada che ci porterà alla felicità o la strada che ci porterà all'infelicità ci è chiara, e dimostra che molto spesso per quanto riguarda la felicità siamo miopi, e per me è significato molto come esperimento. Ecco, io avrei concluso, avrei fatto una panoramica e grazie per l'ascolto. Posso farti un'ultima domanda? Certo. Allora, se io ho capito bene il tuo ragionamento, quello che tu dici nel libro, a un certo punto io leggo la felicità è la variazione dello stato rispetto al tempo. Questo mi sembra abbastanza la sintesi di quello che tu racconti nel libro. Certo. E mi è venuto in mente, quando stavo leggendo questa frase, una cosa di cui abbiamo parlato l'anno scorso, al festival dell'anno scorso, quando è venuto Ben Page, che è il capo di una società importante di rilevazioni, di sondaggi in Inghilterra, il quale ci ha raccontato una cosa che io, visto che conosco l'Inghilterra, ho percepito, cioè il livello di felicità. Gli inglesi, certi inglesi, quelli ricchi, quelli molto ricchi,
venivano considerati molto felici, si consideravano molto felici, finché non sono cominciati ad arrivare i miliardari russi. I miliardari russi o qualche indiano, ma soprattutto i russi, erano molto più ricchi di loro. Sì. Per cui il loro livello di felicità improvvisamente si è abbassato, è crollato. Sì, ecco. Sì. Quindi abbiamo comunque un concetto di relatività assoluta da questo punto di vista. C'è un concetto di relatività. Questo è stato studiato, il rapporto tra reddito e felicità, non solamente in termini che ho detto prima, ma anche in termini di confronto con gli altri. E questo lo vedevo anche in Africa, cioè non si può dire che mediamente in Africa avessero più di quello che abbiamo qua. Però anche là, chi aveva due capanne rispetto a una, si sentiva molto meglio di chi aveva una capanna, per cui il confronto, e se arrivava uno che aveva tre capanne, quello con due capanne diceva non è che potrei far meglio. Quindi il guardare gli altri, il giardino del vicino è sempre più verde, è vero, insomma. Cioè, questo significa che in realtà l'idea di felicità è molto condizionata naturalmente dal contesto. Assolutamente, no? sì, questo è. Paradossalmente, per andare ad un livello zero, se in una certa zona della Terra qualcuno riesce a mangiare una volta al giorno, quelli che non riescono quasi a mangiare sono infelici, quando arriveranno a mangiare una volta al giorno saranno abbastanza felici, se poi scopriranno che si può mangiare due volte al giorno, tre volte al giorno... Sì. No? Guarda, questo mi ricorda quando eravamo in Africa, lì è arrivato un container con dei vestiti, quindi avevamo deciso di distribuire dei vestiti per... All'inizio il container era chiuso e davamo i vestiti, così, regalavamo i vestiti. Dopo un po' cosa è successo? Che sfortunatamente qualcuno ha avuto la pessima idea di aprire il container, per cui hanno visto il paradiso dentro il container, non hanno più voluto il vestito, dovevano scegliere il vestito. Per cui c'è questo, il termine del confronto e il vedere qualcosa in più effettivamente crea delle aspettative. Questo è anche un problema della televisione, qualcuno indicava in questo, uno dei danni della televisione, anche questo fenomeno, il fatto di mostrare nella televisione situazioni che escono dal comune vivere e che vanno molto al di là, crea delle aspettative e siccome non sono raggiungibili quelle mete, crea molta frustrazione. Questo è vero. Ma questo concetto appunto di relatività, in ogni caso, che è molto legato alla percezione, se non ricordo male Sant'Agostino era quello che diceva che la cosa principale che l'aveva spinto, che dovrebbe spingere ad essere filosofi, è che la filosofia permette di ricercare la felicità. Tu hai scelto un percorso, diciamo così, narrativo ironico per raccontare la felicità. Lo hai scelto proprio perché sei convinto che sia legato ad uno status di variabilità tale per cui appunto in realtà la formula matematica che tu hai fatto vedere della felicità è un'ipotesi sostanzialmente. No? Sì, giusto. È uno dei motivi per cui ho scelto di scrivere in un saggio tra il faceto e il rigoroso matematico è anche un po' questo, quello di non prendersi troppo sul serio. Per cui, tra l'altro, do un avviso al pubblico, non fidatevi mai dei saggi che parlano di felicità, soprattutto di quelli che hanno contemporaneamente i termini formula e felicità sul titolo, assolutamente. Quelli servono a fare felici quelli che li hanno scritto, che devono prendersi diritti, è una cosa assolutamente molto difficile, sì, sono sì. I manuali, come fare qualcosa. Sì. Quindi ho voluto... Nessuno ha scritto mai come farsi, come arricchirsi scrivendo manuali, perché queste sono cose che non si rivelano. No, non bisogna rivelare questi segreti. Appunto. Comunque è vero, è un po' la finale del libro, serve un po' anche per sdrammatizzare, insomma, per non prendere proprio sul serio quello che viene scritto. Siccome poi a noi seguirà uno scrittore che leggerà delle pagine, io ti chiederei di chiudere raccontando un attimo al pubblico, che andrà a prendere naturalmente il libro che tu hai scritto, chi è questo personaggio protagonista di questo racconto, che cosa fa, cosa gli succede sostanzialmente. Sì. Beh, il personaggio è il racconto, il saggio è strutturato con un personaggio che parla in prima persona.
decide di scrivere un saggio sulla felicità proprio nel momento in cui viene mollato dalla moglie. Mi rendo conto che è un po' bizzarra come scelta, però... Cioè, in una graduatoria, quando si viene mollati dalla moglie, si è felice o infelice di solito? Lui è infelice, però la rincorre la felicità, è infelice e la rincorre. E vi sono tutta una serie di vicissitudini e poi questo personaggio è un matematico, ecco, per cui sceglie di parlare di felicità in termini matematici. Questo è lo strumento che avevo. Se fossi stato un macellaio, molto ovviamente avrei parlato in termini di felicità in termini di carne, non lo so, però questi sono gli occhi che avevo e questo è lo strumento che ho scelto. Devo dire che di matematica c'è poco nel libro, c'è qualche grafico. Così non si spaventano. Sì, infatti, insomma, vedevo già le facce di qualcuno che voleva comprare il libro all'inizio, che poi ha cambiato idea, si leggeva negli occhi. Alla fine, insomma, la leggerezza c'è, ci deve essere. Ma i tuoi studenti come hanno preso questa cosa? L'hanno letto? Gliel'hai messo nel programma del corso, no? No, qualche studente prova viene a lisciarmi un pochettino dicendo che ha letto il libro, però insomma quelli più sinceri me lo dicono alla fine, vogliono la dedica alla fine del corso. Dopo l'esame o prima? Dopo l'esame. Tu la fai rigorosamente dopo l'esame. Dopo l'esame. Va bene, grazie. Con questo grazie, salutiamo a Paolo Gallina, che ci auguriamo sia più felice dopo questa presentazione. Lasciamo lo spazio e la parola a Edoardo Camurri. Sei qua.